Mi trovo alla Specola di Padova, l'osservatorio astronomico dell'Istituto Nazionale di Astrofisica. Sono in particolare nella meravigliosa Sala delle Figure. Siamo quasi in cima alla torre, in questa cupola, sotto le cupoline di osservazione. Attorno a me telescopi potentissimi, meravigliosi, erano le Ferrari dei telescopi dell'Ottocento, come i Fraunhofer qui alla mia sinistra. E poi ci sono queste figure che raccontano una gloriosa storia, da Tolomeo a Copernico, a Tycho Brahe, Galileo, Keplero e poi Newton e poi il nostro Giovanni Poleni e poi Geminiano Montanari, un personaggio interessantissimo che alla fine del Seicento pubblica un libro prendendo in giro in modo molto arguto l'astrologia. Lui faceva questi oroscopi a caso e si divertiva a vedere come, benché fossero fatti a caso e quindi fossero palesemente privi di qualsiasi fondamento, la gente li prendeva sul serio e li seguiva. Perché parto da qui oggi? Perché voglio raccontarvi proprio questo. Da un lato l'approccio scientifico, razionale, scettico, ma anche l'idea della scienza come impresa collettiva, come impresa corale. Perché voglio cominciare a darvi i primi suggerimenti di libri di lettura. Lo faccio con un libro di un mio collega filosofo della scienza, bioeticista, si chiama Marco Annoni, è molto bravo e ha pubblicato un libro recentemente che si intitola La felicità è un dono. Perché è interessante questo libro? Perché tratta di un paradosso, di un mistero, che è come si è evoluto l'altruismo in natura. Perché è un paradosso darwiniano, no? Perché noi sappiamo che la selezione naturale dovrebbe premiare soltanto chi si fa i propri interessi, qui e ora, nella propria generazione. E invece Darwin stesso si era accorto che in natura esistono moltissimi esempi di cooperazione, di socialità e anche in certi frangenti di vero e proprio altruismo, cioè sacrificare i propri interessi a favore di quelli degli altri. Gli altri possono essere i nostri parenti, i nostri familiari, e allora un po' si capisce perché io sacrifico i miei geni perché condivido quei geni o parte di quei geni appunto con mia sorella, mio fratello, i miei genitori, i miei parenti. Però qualche volta l'altruismo è più disinteressato ed è più allargato ed è rivolto per esempio anche a chi non è imparentato con me. Marco Annoni in questo libro ricostruisce questa storia, parla di esempi di altruismo anche estremo che porta al sacrificio di sé, come è accaduto tra l'altro a un grande studioso, George Price, un grande biologo che studiò proprio l'equazione dell'altruismo e poi provò addirittura ad applicare a se stesso la rinuncia totale a qualsiasi avere, a donare tutto finché morì come un barbone su una panchina nella parte settentrionale di Londra negli anni 70. Una storia incredibile, molto particolare. Ma l'altruismo che difende Marco Annoni è un altruismo invece razionale. Un altruismo scientifico, proprio come dire, per rispettare il luogo in cui siamo. Lui dice un altruismo intelligente e un altruismo efficace. Cosa vuol dire? Lui parla di un altruismo che non è soltanto frutto di istinto, di un atto, come dire, emotivo di adesione, di dono verso gli altri, ma è un altruismo calcolato, un altruismo che ha un effetto quantificabile ed efficace. Fa molti esempi legati alla donazione del sangue, alla donazione degli organi, alla donazione del proprio corpo, ovviamente alla donazione in denaro e donazione del sangue. E direi io anche che possa valere questo anche nella donazione dei, come dire, dei dati, come dire, nella condivisione delle informazioni scientifiche che non possono mai essere privatizzate e invece tenute in modo esclusivamente, egoista. Insomma, un bellissimo libro sull'altruismo efficace e razionale che direi è proprio ciò di cui abbiamo bisogno, è come un sasso nell'indifferenza, nello stagno dell'indifferenza, ed è ciò di cui abbiamo bisogno, ricordiamolo, in un mondo che soffre di diseguaglianze feroci e crescenti. Quindi persino l'altruismo può oggi essere inteso in una chiave scientifica e razionale.